Tessile sostenibile, il lavoro c'è, i corsi anche, i giovani studenti no però. Esattamente. Lanciamo questi corsi che sono biennale e annuale allo scopo di formare i giovani che intraprenderanno l'attività all'interno delle aziende su queste tematiche e i giovani non rispondono. Non rispondono perché probabilmente il tessile fa paura, ma qui stiamo parlando di un tessile innovativo, di un tessile circolare, di sperimentazione. Non rispondono perché probabilmente non è chiaro che stiamo parlando di qualcosa di estremamente innovativo. Abbiamo un multilab, parliamo di attività multisettoriale sul riciclo industriale, parliamo di ecodesign, di come progettare un prodotto affinché sia circolare a fine vita. C'è stato TEDx l'altro giorno a Varese, il tema è quello, lì c'erano 400 giovani. E tra questi giovani qualcuno forse può essere interessato a investire sul suo futuro in un corso di formazione fortemente richiesto dalle imprese? Questa è la domanda, ci attendiamo risposta. Anche perché ormai mancano pochi giorni. Mancano pochi giorni, sul corso biennale il 30 novembre il corso chiuderà, quindi avremo perso l'occasione di finanziamento da parte della Regione Lombardia di un corso che se invece partisse potrebbe essere veramente il corso pilota per il futuro, per tanti giovani, per il nostro settore, e l'altro corso, quello annuale, invece partirà a gennaio e forse su quello di gennaio qualche chance in più ce l'abbiamo, ma io ci credo ancora e credo ancora che forse 8 studenti possano veramente credere nel progetto sostenibilità economia circolare nel quale crediamo, nel quale crede Regione Lombardia, nel quale crede ITS e nel quale crede il territorio di Busto.